Ciao ragazzi, oggi vi parlo di un altro profumo che ho acquistato al supermercato Il Gigante. Poco tempo fa vi avevo parlato di Iceberg Man, appunto di Iceberg, e quel giorno quando avevo comprato lui avevo preso anche questo profumo che è una fragranza femminile. Vi chiedo scusa ancora per la mia voce, però vi dico che sta migliorando la situazione, però ogni tanto mi si abbassa. Il profumo in questione di cui vi parlo oggi è Nota Blu di Gattinoni. Questo profumo, appena l'ho visto, c'era il tester, mi è piaciuto subito perché l'ho spruzzato e ho sentito una parte agrumata, fruttata e floreale. Una nota di rosa che mi ha catturato. Poi mi ha attirato anche la scatola perché nella sua semplicità l'ho trovata una scatola carina, elegante. Mi piace questo motivo rigato che è giocato sul bianco e sul blu. E quindi la trovo una scatola semplice e carina da guardare. È un formato da 40 ml ed è eau de parfum. La boccetta invece si presenta così: parte da questo colore blu più scuro fino ad arrivare ad essere trasparente. Qui davanti c'è scritto Gattinoni Nota Blu e sul tappo c'è il fiocchetto che riprende il motivo floreale, il motivo, scusate, non floreale, il motivo rigato della scatola. Carina. E quando l'ho spruzzato in negozio mi è piaciuto subito questo profumo. E vi dico quando è stato lanciato sul mercato. È stato lanciato sul mercato nel 2020, quindi un profumo abbastanza recente, direi anche molto recente, visto che siamo nel 2021. Gli accordi che ho trovato su Fragrantica sono floreale bianco, agrumato e dolce. In apertura troviamo note di arancio e mango. Nel cuore gelsomino, fiori d'arancio e rosa, nel fondo legno di cedro, muschio e ambra grigia. Io appena l'ho sentito, quando l'ho spruzzato, ho avvertito subito che c'è questa parte agrumata, insomma si sente questa nota di arancia e poi accompagnato, insomma che gli fa da sottofondo, c'è questa nota fruttata, questa nota dolce che io pensavo fosse o pesca o albicocca, invece ho scoperto essere mango. E lo trovo molto buono, molto piacevole. Sempre appena spruzzato, ma poi anche nella sua evoluzione, si sente tantissimo, è proprio protagonista la rosa. Si sente tantissimo questa rosa, che la trovo una rosa vellutata, una rosa soffice, una rosa carnosa, opulenta, buonissima, veramente, veramente buona. E sempre nella sua evoluzione, la rosa poi si alterna con questi fiori bianchi, però diciamo la rosa è sempre presente, si alterna, a volte si sente questa nota appunto più agrumata, fruttata assieme alla rosa, altre volte si sente questa nota più fiorita assieme alla rosa, si avverte appunto questa nota di gelsomino, di fiori di arancio che scaldano questa fragranza, la rendono anche quasi più carnale, più sensuale, veramente molto molto buona. Avverto anche la nota del cedro e poi il muschio gli dà questa dolcezza, veramente buona come profumazione, da sentire in qualche modo. E lo trovo un profumo molto intenso e soprattutto nelle prime 3-4 ore si sente tantissimo anche con la mascherina. Lascia una buona scia, quindi direi proprio lo definirei un profumo intenso e inebriante. Poi dopo diventa una fragranza che si assesta, rimane sulla pelle, diventa più discreta, però comunque io riesco ad avvertirla tutto il giorno, riesco ad avvertirla tutto il giorno e mentre invece sui vestiti, quando finisco il turno, mi rimetto i miei vestiti, la trovo sui vestiti come alla mattina appena spruzzata. Quindi bella intensa, veramente piacevole. Lo trovo un profumo adatto un po' a tutte le età. Lo può mettere una ragazza giovane e quindi avere un aspetto e un carattere più sbarazzino. Lo può mettere una signora di mezza età e avere un carattere comunque frizzante ed elegante. E lo può mettere anche una donna più matura e dargli una connotazione più sofisticata, è veramente buono.
Buono, 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 consigliato. Non sentendolo, indossandolo, non sono riuscito o comunque non ho trovato delle similitudini con altri profumi, però posso dire che questa nota di rosa, che è così protagonista, così importante in questo profumo, l'ho riconosciuta in altri due profumi che ha mia mamma. E che l'ho associata un po' a questa nota di rosa che si sente tanto. Uno è il profumo di Chloé, proprio il classico Chloé, e l'altro è il profumo di Narciso Rodriguez, Forever. C'è qualcosa che li lega questi profumi, però questa è una fragranza a sé, ha un suo carattere, ha una sua personalità. È veramente buona. Per quello che costa, è veramente buona. Questo è che ho preso io il formato da 40 ml, come vi ho detto, l'ho pagato 13,90 euro. Poi c'era il formato più grande che mi sembra fosse 90 ml, costava 22,90 euro. Comunque buonissimo. Ricapitolando un po', si sente appunto questa parte agrumata che gli dà questa freschezza. Si sente la parte fruttata, si sente questo mango che gli dà quella dolcezza, che si amalgama bene. Con la rosa, con i fiori bianchi e anche con le note legnose, col muschio e con l'ambra grigia che gli dà quell'aspetto quasi di pelle. Non so se avete presente la pelle, anche non c'entra niente con le note che sono citate qua, ma la pelle dell'albicocca gli dà quell'aspetto insomma di pelle vellutata, ecco, lo rende così questa nota di ambra grigia, anche questo profumo. Ci trovo anche questo. È veramente un buon profumo dalle buone prestazioni, veramente consigliato. E sono contento di averlo preso in qualche modo. La trovo sicuramente una fragranza molto femminile. Io l'ho indossato per testarlo, per vedere, quindi lo passerò a mia mamma come profumo, però è veramente un profumo che merita, merita tantissimo. Se avete l'occasione di trovarlo, di vederlo anche magari in qualche altro negozio, mi sembra di averlo visto da Tigotà mi sembra di averlo intravisto. Se vi capita, a tutto il pubblico femminile, ma anche agli amanti della rosa in generale, provate a sentirlo per farvi un'idea di che profumo sia. Io come sempre vi ringrazio, ringrazio i nuovi iscritti, ringrazio tutti voi che mi date il vostro supporto e vi lascio il link per seguirmi su Instagram sotto. Come sempre vi dico un grazie di cuore e noi ci sentiamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti!